Dedichiamo qualche minuto agli strumenti automatici per aspiranti investitori immobiliari o per investitori immobiliari. La tendenza qual è? La tendenza è a fare sempre meno e a ottenere sempre più risultati di tipo automatico. Se c'è qualcosa che posso utilizzare non facendo troppo il culo, magari lo valuto. Ed è così che ti propongono degli applicativi che automatizzano quello che dovresti fare o quelli che gli altri fanno in maniera sistematica, ma di iniziative proprie. Quindi nascono e mi, come dire, arrivano delle richieste di parere ogni tanto su degli strumenti automatici tipo quello che fa la mappatura. Ora, io non voglio dire nulla in merito a come è stato ideato, diciamo, all'utilità primaria di questi strumenti, ma voglio solo dirti che per esperienza ventennale mi sono accorto e posso tranquillamente dimostrartelo che le opportunità migliori che abbiamo scovato, che ho scovato in tutto questo tempo, sono state scovate dove gli altri non le hanno viste. Quindi, partendo da un principio, questo strumento automatico che ti hanno proposto di utilizzare per scovare le opportunità online, in mezzo a una marea di annunci di case in vendita, quindi questo strumento dovrebbe tirarti fuori dal cilindro una opportunità di investimento automaticamente. Tu qui a te non resta che leggere la segnalazione e andare ad approfondire il discorso. Però il principio qual è? Che questo strumento automatico non è stato ideato, personalizzato sul tuo lavoro, non è stato ideato e creato andando incontro a quelle che sono le tue abitudini lavorative da investitore immobiliare. È stato creato per venire incontro a quelle che sono le esigenze generali di un ipotetico investitore immobiliare. Va da sé che la segnalazione di un'opportunità, come arriva a te, arriva a tutti, ma sulla base di cosa? Sulla base di quello che c'è scritto su un annuncio online e soprattutto sulla base di quello che c'è scritto nel prezzo offerto online. Non è che sta lì a leggerti l'annuncio, a guardare le foto, a mettere l'occhio tra le foto, a mettere l'occhio sulla parametria. Lo strumento automatico non le fa queste cose. Ti seleziona la zona, ti fa una media dei prezzi, e a te servono i valori, non i prezzi, e ti segnala quali sono i prezzi più interessanti. Cosa invece che deve fare un investitore immobiliare che sa dove andare a mettere il naso è andare a analizzare sì i prezzi, una prima occhiata, ma deve saper andare a individuare il più probabile valore di mercato di quella casa per poi lavorarci su. Lavorarci su, deve andare a mettere il naso dove gli altri non lo mettono e quindi non c'è uno strumento automatico che te lo fa, lo devi fare tu con le tue competenze, la tua bravura, la tua abitudine a fare questo e se non ce l'hai sei destinato a utilizzare lo strumento automatico perché non hai alternative. E quindi andare a scovare l'opportunità di investimento dove gli altri non la stanno cercando. Le migliori opportunità di investimento che anche in questo ultimo periodo di Covid che abbiamo scovato, le abbiamo scovate in case che siamo andati a valutare seppur il prezzo offerto in vendita dall'annuncio non ci aveva neanche minimamente, come dire, suscitato clamore. No. Sono uscite fuori così, parlando con l'agente immobiliare, del più e del meno, valutandone un'altra, è uscita fuori un'altra casa. Il prezzo non era di questi, cioè, Dio mio, mi stai proponendo l'affare della vita. No, ma siamo comunque andati a scavare, abbiamo voluto comunque approfondire il discorso e da lì è nata l'opportunità, dove gli altri non l'avevano vista. Non posso fare esempi e nomi, sono ancora in corso, quindi magari più in là vi farà proprio l'esempio pratico. Quindi, quando mi dite lo strumento automatico è utile, è necessario, è come dire, agevola la nostra attività di aspiranti investitori immobiliari, io ti dico personalmente no, perché devi abituarti a cercare l'opportunità dove gli altri non le vedono, devi abituarti ad andare a mettere il naso dove gli altri non lo mettono. E siccome lo fai fare a uno strumento automatico, io non so se lo strumento automatico mette il naso dove io voglio. Non so se lo strumento automatico si limita a vedere i prezzi e le altre cose le lascia al caso perché non è in grado di analizzarle. Quindi uno strumento automatico può darti una segnalazione, sì, ok, dagli retta, ma quello che ti consiglio è preparati, preparati
ad andare a mettere il naso dove va messo il naso. Preparati a scavare dove devi scavare. Se non trovi l'opportunità, non è perché non l'hai trovata, perché tu hai messo il naso dove andava messo il naso. Se non c'è stata opportunità, perché non era un'operazione da investimento produttiva, non era un investimento da fare, e quindi non si sarebbe accorto neanche lo strumento automatico di mappatura. Quindi quello che ti consiglio è alza il culo, quindi metodo Hike, oltre al metodo compro casa anche il metodo Hike ti tocca applicare. Prendi, passeggia, vivi la zona, prendi appunti, raccogli informazioni, diventa tu, nello strumento, un esperto di quella zona. Diventare l'esperto di una zona che hai scelto per fare investimenti immobiliari è che quando ricevi la telefonata, la segnalazione di un immobile, sai subito, tu, subito decidere, stabilire se quello che ti stanno dicendo è un'opportunità da valutare, approfondire o meno. Se non lo sai fare, rinunci a questo, non ti va, è troppo lavoro, non ti va di dedicare del tempo alla tua preparazione, sei destinato a cercare il click automatico per qualsiasi cosa e questa è una brutta abitudine. Non è un'abitudine lavorativa, imprenditoriale, formativa, perché di tuo non c'è nulla. Stai cercando il click automatico, la questione automatica, il software, l'applicazione, l'Excel, tutto. Far fare tutto a un computer non è possibile. E mi dispiace, perché ci sono persone che mi dicono: ho ricevuto questo file perché mi calcola i rendimenti, mi calcola tutto lui, fa tutto lui. Non devi far fare nulla a nessuno. Per questo motivo a volte mi dicono: perché non mi dai il file Excel del report? Perché il report va scritto a mano. Il report va scritto a matita, al massimo con la penna di tuo figlio, che è la penna cancellabile. Tu devi andare ad inserire le informazioni, aggiornarle. Se le scrivi rimangono qui. Se rimangono qui, più volte le scrivi, più casi analizzi e più diventi esperto. Quello che voglio io è che tu diventi un esperto. I guadagni vengono dopo, di conseguenza alla tua preparazione vengono i guadagni, la bravura a fare investimenti immobiliari. Non c'è nulla di automatico, c'è tanto culo da fare. Ci vediamo dall'altra parte. Il link in descrizione, non mi chiedete dove trovo il libro, sotto qui, clicca, sotto c'è tanto scritto, tra cui il link del libro e del report. Ciao, ci vediamo dall'altra parte.